estate 2021 l'insegna della cultura, Bieste mette in mostra le sue straordinarie ricchezze archeologiche e dopo i successi delle passate stagioni non poteva che non riaprire al pubblico il Museo Civico Archeologico dedicato a Michele Petrone e il Parco Archeologico di Santa Maria di Merino, La Salata. Siamo a Bieste in compagnia di Imma Ruggiero, davanti all'ingresso principale del Museo Civico Archeologico Michele Petrone, una struttura che ha finalmente riaperto i battenti ai turisti. Sì, in effetti sì, siamo riusciti finalmente ad avviare il museo dai primi giorni di luglio e sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì per ora, dalle 18 alle 22 e molto probabilmente ad agosto ci saranno giornate anche di sabato, aperture sia di sabato che di domenica. Insomma, una struttura che riserva tante ricchezze. Esattamente, all'interno ritroviamo diverse stanze dedicate dal punto di vista cronologico a più periodi storici. Si parte dal neolitico, quindi preistoria, periodo neolitico, fino ad arrivare all'età del bronzo. Poi abbiamo delle sezioni dedicate alla civiltà dei Dauni, fino ad arrivare poi al periodo romano della Roma imperiale, dove abbiamo diversi reperti relativi a ceramiche e oggettistica in generale. Bene, allora qui ci troviamo nella sala dedicata alle miniere per l'estrazione della selce, quindi dal punto di vista cronologico ci troviamo nel Neolitico. La miniera della Defensora, che si trova lungo il comprensorio del Gargano, è una miniera che risulta essere la prima ad oggi miniera di estrazione che ha avuto un periodo molto lungo proprio per l'estrazione appunto della selce. Si va dal periodo neolitico fino ad arrivare all'età del ferro. E questa invece è la stanza dedicata alla tomba dell'Elite, una tomba che è stata rinvenuta nel centro di Bieste in prossimità del comune. È una tomba risalente al secondo secolo a.C. e la testimonianza ci è data soprattutto dalla presenza di una moneta riferibile a quel periodo. All'interno della tomba sono stati rinvenuti 26 individui sepolti, ciascuno dei quali era accompagnato dal proprio corredo funerario, per cui all'interno sono stati rinvenuti circa 200 pezzi tra vasellame e oggettistica in bronzo. Abbiamo una vetrina particolarmente caratteristica dove all'interno ritroviamo oggetti di alto pregio, come ad esempio il sigillo in cristallo di Rocca, sul quale viene rappresentato il cineco dell'Etna e ha un tipo di lavorazione molto particolare che per l'epoca si presume sia stato realizzato comunque da artigiani di altissimo livello. Inoltre all'interno della vetrina abbiamo un pendente in oro e un oggetto in pasta vitrea, diciamo un vasetto in pasta vitrea finemente decorato. Ci troviamo nella stanza dedicata alla Venere Sosandra e abbiamo diversi reperti a testimonianza proprio del culto nei confronti della Venere. La simbologia tipica dedicata alla Venere erano le colombe, che spesso ritroviamo rappresentate su vasellame. Molto carino è anche il piatto con l'incisione, quindi con la rappresentazione proprio della Venere. L'ultima stanza dedicata al periodo romano e tardo antico, dove ritroviamo in questa vetrina anche quei reperti in ceramica, però possiamo notare come la ceramica ha subito una vera e propria evoluzione dal punto di vista tecnologico. E poi ritroviamo come ultimo una mano appartenente molto probabilmente ad una statua di un personaggio importante, qualcuno ha presunto l'imperatore, proprio perché porta l'anello al dito.
C'è da aggiungere che oltre alla visita guidata all'interno del museo è possibile partecipare anche a laboratori didattici per i bambini soprattutto e da questo giovedì partirà un laboratorio di creatività e lavorazione della ceramica dedicato soprattutto ai bambini. Vi aspettiamo numerosi.